Il valore della calligrafia araba. Nell'arte islamica, calligrafia e ornamento sono da sempre stati come un tutt'uno che esprime perfezione sovrannaturale e atemporale. La calligrafia è considerata, infatti, l'arte più nobile, perché conferisce visibilità alla parola rivelata. La teologia musulmana trova infatti la sua identità visiva nei diversi stili calligrafici e nelle decorazioni geometriche. Le forme della scrittura manuale sono condizionate non dalla natura, ma dalla funzione che hanno nel comunicare. Sono ordinate, maestose e una delle massime espressioni della bellezza. Fin dagli inizi dell'era islamica, insieme al canto religioso, la calligrafia si impone come arte maggiore e con la musica condivide da subito le necessità matematiche di proporzione e di ritmo. Dal rispetto delle geometrie perfette nasce la potenza estetica della calligrafia, capace di gratificare la vista e l'animo di chi ne fruisce, isolandolo nella contemplazione, innalzandone lo spirito. La pratica della scrittura manuale è un'operazione mistica, simile alla pratica della meditazione. I movimenti della mano del calligrafo devono essere lenti ma ininterrotti. La mente pura e sgombra e il ritmo cardiaco rilassato e stabile. La scrittura calligrafica non si limita solo sulla redazione dei testi su pergamena o carta, bensì migra fin da subito su altri supporti diversi, ceramiche e suppellettili, tessuti e indumenti, fino ad arrivare alla decorazione architettonica con lettere composte con mattoni e mosaici sia di ceramica che di pietra. In quest'arte, molti testi non sembrano esistere per essere letti, ma più che altro per creare un'atmosfera omogenea, un linguaggio visivo nel quale le lettere si mimetizzano ovunque, diventando ornamento, messaggio e tutto ciò che è creazione umana. Storia della calligrafia araba. Nel periodo preislamico, la scrittura era conosciuta nella penisola arabica e poiché era una cultura con un forte tradizionale orale, se ne faceva un uso limitato. La scrittura araba acquisisce importanza con la religione islamica che sceglie la scrittura come strumento che trasmette la parola di Dio. Infatti, Dio non si è presentato al profeta Maometto, ma gli ha parlato e gli ha ordinato di scrivere la sua parola. La calligrafia araba si sviluppa nel secondo secolo dell'era islamica e diventa presto l'arte più preziosa. Nei primi secoli dell'Islam emerge un'enorme quantità di stili calligrafici diversi, detti mani calligrafiche, suddivisi in due principali correnti. Lo stile allungato e dritto, che ha trovato applicazione principalmente nella trascrizione del Corano e in generale nella scrittura dei contenuti religiosi, sia su carta che monumentale. E lo stile curvo e tondo, che veniva usato nell'amministrazione, essendo più rapido ed agile da eseguire. La figura più importante nella scena teorica della calligrafia araba fu Muhammad bin Mughla, nato a Baghdad nell'885. Fu un politico al servizio del califfo al-Muqtadir. Ibn Mughla è l'autore del trattato sulla scrittura ben proporzionata. Ad oggi è il riferimento per ogni calligrafo che vuole scrivere in arabo. Mughla stabilì i nomi e le regole delle sei variabili classiche della scrittura corsiva. Per far ciò si servì di un sistema di sua invenzione, che prevedeva l'adozione di alcuni riferimenti ben precisi. Un punto romboidale, la prima lettera dell'alfabeto, la lettera Alif, e di un cerchio standard per riprogettare le forme geometriche e le dimensioni delle lettere. Le dimensioni del punto romboidale erano stabilite in rapporto alla lunghezza del calamo. L'alif era un tratto verticale formato da un numero di punti romboidali,
generalmente 5 o 7. Il cerchio aveva come raggio la lunghezza dell'alif. Sia l'alif che il cerchio erano usati come forme geometriche di base. Questo sistema permise a Ibn Muqla di offrire alla scrittura una struttura matematico-geometrica complessa, estremamente precisa e disciplinata. Questa nuova idea di scrittura prese il nome di al-khat al-mansub, o scrittura proporzionata, che determina l'alif come la base del disegno per tutte le altre lettere. Per conferire dignità alla scrittura e fare in modo che la lettura fosse un piacere e il segno non risultasse mai monotono e stancante per il lettore, Ibn Muqla dettò i quattro principi di base per il buon disegno del carattere. Il rispetto degli elementi, vale a dire la precisa suddivisione tra tratti verticali, orizzontali e di rientro. La proporzione, il fatto che gli elementi uguali tra loro devono avere la stessa dimensione nelle loro parti in ogni contesto. La composizione, cioè le regole di simmetria e di bilanciamento e la regolamentazione degli allungamenti estetici che una lettera può presentare. La seduta, cioè la posizione e la direzione della lettera e della parola rispetto alla linea di terra del rigo. Il manuale di Ibn Muqla ha dunque dotato l'arte calligrafica di regole geometriche scientificamente definite secondo standard precisi, stabilendo un canone che non ha ancora conosciuto revisione, e ciò si può notare dal fatto che le scritte presenti sulla facciata di Taj Mahal in India siano formalmente identiche a quelle dei medaglioni della moschea di Hagia Sophia a Istanbul. Tale fu l'impatto di questo canone nel mondo islamico che si può ritenere possa aver influenzato anche gli studi di disegno del carattere che avvennero in Occidente 5 secoli più tardi. Lo strumento per la scrittura, il kalam. Lo strumento tradizionale per la calligrafia araba è il kalam, che deriva il suo nome appunto dall'arabo kalam, una penna che può avere un diametro di misura variabile, tratta da una sezione di canna comune. L'estremità di questa è tagliata in senso obliquo, dando alla punta una forma leggermente ricurva, con un'inclinazione diversa a seconda del carattere che verrà disegnato. Per mezzo di questo strumento si procede dunque alla tracciatura dei caratteri intingendo la punta del calamo su un pezzo di ovatta o una spugnetta imbevuta di china, operazione utile per regolare la quantità di inchiostro. Vediamo ora nel dettaglio gli stili più utilizzati e apprezzati. Lo stile cufico. Lo stile cufico prende il nome dalla città irachena di Kufa. È considerato lo stile più antico, il più direttamente simile agli antichi scritti nabatei. È lo stile nel quale sono stati calligrafati i primi Corani, così che questa fu considerata la calligrafia per eccellenza per la scrittura religiosa. Sviluppatosi in numerose varianti, resta ad oggi uno degli stili preferiti per le decorazioni architettoniche e nell'arte della ceramica, arricchito spesso con motivi di carattere naturalistico o presentandosi composto da angoli retti, realizzando affascinanti pattern labirintici. Lo stile Nasr. Lo stile Nasr deriva il suo nome dalla radice verbale che in arabo significa copiare. Si caratterizza per la sua rapidità maggiore nella resa grafica rispetto allo stile cufico. Soppiantò infatti in breve tempo il cufico per la scrittura su carta. Si distingue per le linee verticali sottili e i tratti orizzontali spessi e viene realizzato dal calligrafo ruotando il polso sulla carta. Grazie a questo stile si diffuse l'uso dei diacritici vocalici che bilanciano l'armonia delle lettere. La sua leggibilità e chiarezza ha portato questo stile ad essere il più utilizzato nell'editoria contemporanea.
lo stile Tholos. Sviluppatosi nella città di Baghdad durante il X secolo d.C., questo stile calligrafico viene detto la madre della calligrafia. Il suo nome significa in arabo un terzo, riferendosi alle proporzioni delle singole lettere secondo quanto stabilito nel trattato di Ibn Mughla, e si caratterizza come una variazione dello stile Nasr nel quale le lettere sono molto più vicine le une alle altre o tracciate spesso in maniera sovrapposta. Si tratta dello stile più utilizzato nella decorazione delle moschee e dei monumenti in tutto il mondo, tra cui la moschea di Hagia Sophia in Turchia e il Taj Mahal in India. Lo stile Rokà. Lo stile Rokà è quello più recente. Sviluppato dai turchi nel XIX secolo, probabilmente sulla base di uno stile più antico nato in Iraq, è oggi la forma calligrafica più usata nel quotidiano per gli scritti non a carattere religioso. È infatti lo stile più utilizzato per appunti e corrispondenza personale. Si caratterizza come una versione semplificata dello stile Nasr dai tratti poco ampi e non presenta variazioni particolari né proporzioni complesse. Deriva il suo nome dalla parola che in arabo significa brandello di tessuto, per indicare i supporti meno nobili su cui solitamente si esegue questo tipo di scrittura. Tale stile è infatti difficilmente rintracciabile nei manoscritti antichi e presenta un alto grado di leggibilità. Lo stile Diwani. Tra gli stili antichi troviamo anche lo stile Diwani, nato all'inizio dell'era ottomana. Fu disegnato per la prima volta da Hossein Rumi nel 1507, raggiungendo la massima popolarità con il regno di Solimano il Magnifico. Deriva il suo nome dal termine di origine persiana Diwan, che significa cancelleria. Questo era infatti lo stile utilizzato per la stesura di documenti amministrativi e burocratici. È caratterizzato dalla dominanza delle forme curve rispetto a quelle ortogonali e dalla tendenza all'inclinazione a destra delle aste verticali. La sua versione più raffinata, detta Jali, è ricca di segni diacritici e decorativi ed ha un alto valore estetico. Questo stile non viene praticato su altro supporto se non quello cartaceo ed è impiegato principalmente nella corrispondenza ufficiale tra principi, re e presidenti, oltre che per la realizzazione di inviti, per cerimonie e per i biglietti di auguri. I calligrammi si caratterizzano come disegni figurativi realizzati con scritte, di solito la basmala, la formula di apertura delle sure del Corano, e lettere modificate, contenute nei contorni di figure con forma solitamente zoomorfa o vegetomorfa, ma anche antropomorfa o architettonica. Tali forme grafiche in qualche modo eludono la regola coranica di divieto di rappresentazione figurativa di esseri viventi. Nonostante il grande fascino e la squisita bellezza, i calligrammi non furono mai considerati dai calligrafi alla pari della parola scritta, ma piuttosto come un semplice gioco, e la creazione di questi manufatti fu destinata alla vendita al popolo. Mai vennero esposti in contesti ufficiali, politici e religiosi, in quanto considerati di scarso valore artistico e morale. Al giorno d'oggi il calligramma si adatta perfettamente al concetto di logo, trovando larghissimo utilizzo nella grafica commerciale medio orientale. L'arte calligrafica araba ancora oggi è una delle espressioni artistiche più apprezzate legate al mondo arabo e alla sua lingua. Le sue applicazioni e realizzazioni sono innumerevoli e continuano ad appassionare esperti di lingua araba e non in tutto il mondo.